Si è parlato soprattutto di tecnologia e di innovazione, abbiamo visto anche il lato umano dell'innovazione con la bella intervista di Giovanni Rana Junior. Nella pausa pranzo abbiamo parlato di tecnologia applicata ai problemi attuali, in particolare alla pandemia, e proprio di pandemia parliamo nella sessione che stiamo per iniziare adesso, dal titolo Dopo la pandemia, come affronteremo le future crisi globali? Sono le domande che tutti ci facciamo: quando finirà, quale sarà la prossima, cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Invito sul palco con me il prorettore Roberto Giacobazzi, prorettore dell'Università di Verona, che sarà il chairman di questa sessione. Buongiorno Roberto, Grazie. e lascio sul palco e lascio Roberto chiamare gli ospiti di questa gli intervenuti di questo panel. Grazie. Ecco, allora, trovati qui nella questa afternoon session. E saranno con me degli ospiti di assoluto prestigio. Quindi oggi avremo in presenza Sergio Abrignani, che invito a sedersi al mio fianco. È professore all'Università di Milano, direttore di l'INGM, cioè l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare. È una star dei vaccini e ci parlerà diffusamente di queste tecnologie. Sarà con noi anche, ed è con noi anche, Alberto Mantovani, che è direttore scientifico di Humanitas in collegamento da Milano, e Mario Nava, direttore generale per le riforme della Comunità Europea, economista. Alberto Mantovani è uno degli scienziati che ha, credo, il maggior impact factor, citation index, credo, di tutti gli italiani che hanno prodotto scienza negli ultimi anni. E, allora, faccio una breve introduzione per poi passare la parola ad Alberto, a Sergio innanzitutto, e poi chiudere con Mario Nava. E noi siamo reduci da una crisi profonda, molto difficile è stata. E siamo qui in presenza. C'è un gruppo di giovani, molti sono ancora collegati a distanza, non abbiamo completamente ripreso la nostra vita, diciamo quella che era precedente alla pandemia. E forse non sarà più la vita la stessa esattamente, dobbiamo cercare di costruirla in modo tale che sia migliore o che riesca a risolvere quei problemi che in realtà ci hanno portato forse a questo punto. La crisi che abbiamo vissuto era annunciata da alcuni, sicuramente in attesa. Allora, che cosa abbiamo imparato da questo momento che abbiamo vissuto, un anno e mezzo, 2 anni? Beh, innanzitutto, allora, io lo dico, io sono, prima che prorettore dell'Università di Verona, sono un informatico, ma dell'informatica di molti anni fa, quindi in cui c'era l'algoritmo al centro e i dati che arrivavano, ma il centro era l'algoritmo. Oggi l'informatica sta trasformandosi mettendo al centro il dato. Sono i dati al centro, data science è una delle discipline che sta emergendo maggiormente, e sono tanti gli algoritmi che noi produciamo per interrogare e dare valore a questi dati. Una cosa che secondo me abbiamo imparato durante questa pandemia è a utilizzare le tecnologie sempre di più. Ancora c'è gente che dice sono nuove tecnologie. In realtà spesso di nuovo non c'è quasi nulla. Sono spesso tecnologie molto vecchie, ma l'impulso al loro utilizzo e darne valore, per esempio quello di mantenerci in connessione tra di noi, creare quel networking che prima facevamo naturalmente negli spazi fisici. Le nuove tecnologie, quelle che chiamiamo noi nuove tecnologie, ma che nuove non sono, ci hanno permesso di mantenere questo networking, di svilupparlo. C'è però un'invariante informatica che adesso, secondo me, è importante comprendere e analizzare. Un'invariante informatica è quella sostanzialmente che vede il motivo per cui io ho due orologi. C'è un orologio che è solo un orologio. C'è un orologio che è un computer. Tutto progressivamente diventa programmabile, quindi perde la sua funzione originaria e diventa un oggetto programmabile su cui io posso far transitare informazioni, gestire applicazioni. L'orologio, l'automobile, il termostato di casa, il televisore, non sono più, il telefono ne è un esempio, non sono più oggetti con una funzione,
ma sono sostanzialmente macchine programmabili. Allora, io ho trovato fantastico un paper apparso meno di un anno fa in cui mi si spiegava come il vaccino che mi stavo per iniettare, Pfizer, BioNTech e l'equivalente Moderna, erano 4 kilobyte di informazione. Quei 4 kilobyte, che è poco, pensate che se un byte è un chicco di riso, 4 kilobyte sono 4 ciotole di riso. Noi oggi produciamo nell'ordine di 40 petabyte, si tratta di miliardi di informazioni l'anno. È molto poco, ma è sufficiente a far sì che qualcosa che noi pensavamo fosse, esistesse di per sé, la cellula, si mettesse a fare un'azione programmata con una funzione che ci fa star bene e che ci fa uscire da una crisi. Allora mi chiedo, e inizierei quindi già parlando con Alberto Mantovani, che è un'autorità nell'immunologia e nella medicina, oltre che un grande divulgatore scientifico, come queste nuove tecnologie, questi nuovi processi che toccano la possibilità di trasformare ciò che noi conosciamo in qualche cosa di più velocemente manipolabile, quindi in un certo senso più resiliente, più capace ad adattarsi a una situazione che muta, per esempio, una pandemia, una crisi. È importante all'interno della disciplina medica e di quello che è la pratica che abbiamo vissuto di recente, soprattutto poi con lo sviluppo dei vaccini. Quindi darei la parola ad Alberto per iniziare. Grazie, io non vi vedo e non so se posso condividere, non so se ci sono le mie diapositive, quindi vado a braccio in assenza di diapositive. Per ora ci sei tu. Sì. Per ora ci sono, sì. Questo è già un passo avanti. Condivido alcuni pensieri su questo tema nei prossimi, credo, se sei d'accordo, credo un quarto d'ora, più sì, o meno. Sì. Vai o meno. Prendi il tempo che ritieni più opportuno. Okay. Innanzitutto sono pensieri che vengono da un esercizio che è stato fatto nell'ultimo anno, perché c'è stato un S20 che ha accompagnato il G20, un Science 20, che è stato coordinato dall'Accademia dei Lincei. C'è stato un gruppo di lavoro dell'Accademia dei Lincei, di cui io ho fatto parte, che ha coordinato e catalizzato S20. C'è una premessa, ed è la premessa è che la visione di Giorgio Parisi, che poi ha preso il premio Nobel, ma che era il presidente dell'Accademia, la visione di Giorgio è stata quella di mettere insieme S20 con SS20, cioè con le scienze sociali. Nella visione che, dimenticavo di dire, il tema è come prepararsi e le lezioni imparate dalla pandemia. Quindi scienze sociali e scienze dure o semidure, come la medicina, insieme, e io credo che la resistenza ai vaccini è un esempio, è solo uno dei tanti aspetti che diciamo, ci dicono che questi due mondi devono camminare insieme. Il secondo messaggio che abbiamo cristallizzato è l'importanza della ricerca fondamentale. Noi non avremmo il vaccino che utilizziamo se non ci fosse stato, per esempio, gli studi strutturali sul virus, su una proteina simile a Spike, che tu hai menzionato, fatti sulla proteina del virus respiratorio sinciziale. Ecco, quegli studi strutturali sono stati fondamentali per ingegnerizzare poi il bersaglio del vaccino. Ancora, alle spalle di quei tre granelli di riso ci sono 20 anni di ricerca. 20 anni di ricerca che hanno avuto percorsi. Abbiamo un problema. No, non ti sentiamo per un attimo. E l'abbiamo invitato. Problema di connessione.
Queste sono le nuove tecnologie. Alberto, non ti sentiamo. Alberto, non ti sentiamo. Neanche lui ci sente, credo. Alberto, non ti sentiamo. Facciamo che in attesa della ripristinare. Intanto prima che. Allora magari se dal faccio io dei managers così. Abbiamo trasmesso. Contattano Alberto e intanto se tu puoi commentare. Abbiamo qualche problema di connessione, quindi credo che sia bene passare poi la palla più. Allora, ok, parlo io. Contavo molto sull'introduzione di Alberto Mantovani, quindi per l'introduzione di tutto ciò che non dirò su cosa è stata dal punto di vista medico, virologico, immunologico la pandemia. Però mi piacerebbe in questi 15 minuti darvi tre idee, cioè condividere con voi, non darvi delle idee, condividere con voi tre idee su tre punti che suggerisce questa pandemia, che ci ha suggerito questa pandemia. Ve li elenco prima, poi li guardiamo ognuno in 5 minuti, 6 minuti. Uno è, e non pensate che sia political incorrect, la supremazia dell'Occidente dal punto di vista scientifico, che non era affatto scontata, vi farò vedere. Un'altra è la capacità di, sotto pressione, di riconfigurare il nostro sistema produttivo. Vi farò vedere come siamo riusciti in 10 mesi a produrre la stessa quantità di vaccini che produciamo in un anno per tutti i vaccini in tutto il mondo. E la terza cosa è sulla fragilità che abbiamo riscoperto, la fragilità che abbiamo riscoperto noi esseri umani, soprattutto delle generazioni, tutte le generazioni ormai di fatto viventi, e sono quelle che non hanno fatto nella guerra, nella spagnola, nell'altra guerra. Quindi, iniziando dalla prima, che è la supremazia dell'Occidente, quello che... Allora, io sono un immunologo, sono medico e faccio ricerca, e fino al gennaio del 2020, in una stragrande maggioranza dei convegni scientifici, e ne facciamo veramente tanti, ecco, una buona cosa di questa pandemia è stata che si è tagliato moltissimo sui congressi, sono rimasti soltanto i congressi importanti e per di più quasi sempre virtuali. E quando dico supremazia dell'Occidente è perché fino al gennaio del 2020 non si era visto in tutti i convegni, quando si parlava fra di noi, ma anche se guardate la stampa, se guardate tutta la stampa occidentale, c'era quest'idea che non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista scientifico, ormai la Cina avesse raggiunto e superato l'Occidente. Ci dicevano che avevano più sequenziatori di tutti, che sono queste macchine che servono a sequenziare il genoma, più start-up di tutti, investivano più di tutti in ricerca e sviluppo. Facendo un passo indietro, non solo... Scusa Alberto. E quindi c'era questo mantra, sia a livello scientifico, a livello intellettuale, a livello giornalistico, che la Cina ormai avesse superato gli Stati Uniti, che sono stati il faro del mondo occidentale, e indirettamente tutto il mondo occidentale. Quello che è successo è che in pochi mesi il mondo occidentale, inteso come Stati Uniti e Gran Bretagna e Germania, sono stati i tre paesi dove sono stati sviluppati i tre vaccini che funzionano. Il vaccino della Pfizer-BioNTech in Germania, il vaccino AstraZeneca in Gran Bretagna e i vaccini di Johnson & Johnson e di Moderna e di Novavax, che arriverà ora invece negli Stati Uniti d'America. Ora, questi tre paesi, che erano la punta di diamante e ci aspettavamo che fossero loro a performare meglio, hanno sviluppato in pochi mesi dei vaccini, e Alberto ci dirà, avrebbe dovuto dirlo prima, che alle spalle di questo sviluppo in 5-6 mesi c'erano 20 anni di ricerca di base, però fatto sta che c'è stata una corsa in cui la Cina ha corso, ha partecipato, CanSino, Sinopharm, cioè vi cito le due più famose, ma almeno altre quattro, hanno sviluppato vaccini nello stesso tempo, tant'è che una parte dei paesi del terzo mondo, una parte dei paesi del Sud America, una parte dei paesi del Estremo Oriente sono stati vaccinati con o vaccini cinesi o con lo Sputnik sovietico, anche se obiettivamente della Russia tutti sapevamo che scientificamente e tecnologicamente era arretrata rispetto a noi. Ecco, i risultati della vita reale ci hanno detto che mentre con nuove tecnologie, fondamentalmente l'RNA,
e vettori virali. Siamo riusciti a sviluppare in 6 mesi i vaccini con un'efficacia che può arrivare al 90-95%, anche se sembra un numero, perché i Novax vi danno sì, ma il 5-10% si può infettare, sì, è vero, però non c'è nessun farmaco al mondo che abbia un'efficacia al 90-95%. Quando vi dicono qualcosa del genere, ripetete un farmaco cardiovascolare, un farmaco per malattie renali, qualsiasi tipo di malattia, quando arriva al 50% efficacia è uno dei migliori farmaci al mondo. Quindi abbiamo sviluppato dei vaccini estremamente efficaci, estremamente sicuri. Anche la Cina ha corso, il risultato è stato che ha sviluppato dei vaccini di tecnologia molto arretrata, ha sviluppato vaccini a base di virus inattivati, che per darvi un'idea è come facevamo i vaccini fino a 100 anni fa, ancora oggi li facciamo, ad esempio alcuni vaccini sono ancora a base di virus inattivato, però il vaccino antipolio ad esempio in intramuscolo, ma sono un po' le reliquie che rimangono dei vaccini del secolo scorso. Tutti i vaccini moderni sono fatti o con tecniche di DNA ricombinante, proteine ricombinanti, o ora a base di RNA. Oppure hanno provato anche a fare vaccini a base di vettori virali, come hanno fatto a Oxford in Gran Bretagna. Risultato, giusto per darvi perché vi dico la supremazia dell'Occidente, che vi cito un esempio che è stato lampante in Cile. Il Cile si è fatto incantare dalle promesse della Cina e ha vaccinato con un vaccino, il vaccino di Sinopharm, una gran parte della popolazione. A un certo punto hanno visto che nell'immediatezza, a pochi mesi dalla vaccinazione, quando nel mondo occidentale a pochi mesi dalla vaccinazione l'efficacia è del 90%, con i vaccini RNA ad esempio, il 90-95%, in Cile era il 40-45%, quindi un numero che non... E infatti la gente continuava a infettarsi, a malare, a morire, oppure nei paesi, in alcuni dei paesi arabi. Quindi una prima lezione da portare a casa, e se volete analizziamo anche il perché, è che il vecchio mondo occidentale, fondamentalmente rappresentato a livello tecnologico dalla Gran Bretagna, la Germania e gli Stati Uniti, è stato in grado, per le strutture e le sovrastrutture che aveva, che venivano considerate dei punti di debolezza e in realtà si sono rivelate dei punti di forza, abbiamo sviluppato, quando uso il plurale intendo noi del vecchio mondo occidentale, abbiamo sviluppato i migliori vaccini che si potessero sviluppare in pochissimo tempo. E la Cina sta correndo ai ripari copiando i vaccini che abbiamo sviluppato nel mondo occidentale. Quindi, e i motivi per cui non sono riusciti a sviluppare, perché non avevano la flessibilità, perché gli è mancato ciò che c'è stato nel nostro mondo, che è stata una struttura dalla ricerca di base agli investimenti start-up, alla filantropia, allo sviluppo in aziende medie dimensioni, fino ai grandi produttori di vaccini e farmaci. Lì era tutto statalizzato, avevano una assenza e flessibilità che li ha ingessati. Questo meriterebbe un'altra discussione un'altra volta, ma portiamo a casa il primo punto, che il mondo occidentale, dal punto di vista tecnologico, ora non era una gara, però di fatto è importante dircelo, perché un po' di autostima in un momento in cui non tutto è andato bene è sempre bella. Il nostro mondo occidentale, la struttura del mondo della ricerca, della produzione di ricerca industriale e dell'industria farmaceutica è riuscito a vincere una sfida non facile. E quindi poi questo penso, e sono sicuro che qui dentro non ci sia nessun Novax, ma se ci fosse, ricordatevi che c'è sul Washington Post di 10 giorni fa una diapositiva, una fotografia bellissima in cui fanno vedere in modo inequivocabile la percentuale di vaccinati in ogni paese e la percentuale di decessi, infezioni e ricoveri in questi stessi paesi. E vi è una correlazione inversa, ovviamente. Quanti più vaccinati ci sono, tanto meno infetti, morti, cose ci sono. E questo in tutti i paesi del mondo. Quindi c'è anche un punto di flesso interessante andare a vedere, bisogna arrivare al 70% di vaccinati per riuscire a vedere un punto molto forte in cui la curva cambia, cioè cambia dimensione e diventa un qualcosa di molto protettivo. Comunque i vaccini funzionano e abbiamo vinto noi, quindi attimo di autostima di uno che ha fatto ricerca sempre nel mondo occidentale. Ho lavorato in Italia, in Svizzera, negli Stati Uniti, quindi mi considero a pieno titolo un ricercatore del vecchio mondo. Il secondo punto che volevo fare con voi, condividere sempre riguardo la pandemia e ciò che ci ha insegnato, almeno a chi fa ricerca, a noi del mondo della ricerca, è stata una bella lezione di umiltà, che dobbiamo fare un bel bagno di umiltà. Fino al gennaio del 2020, che è stato il punto di quando
insomma, quando tutto è cambiato, quando è arrivato il virus nel mondo occidentale, fino a quel momento eravamo convinti che le malattie infettive, che hanno marcato la storia dell'uomo, perché la storia dell'uomo è stata marcata da pandemie, epidemie, pensate alle pesti in Europa del Medioevo fino al Settecento, l'ultima peste in Europa è stata in Polonia nel 1700, pensate fino a 100 anni fa, qualcuno è ancora vivo che ha vissuto la spagnola nel 1920-21. E quindi cioè, la storia dell'uomo è stata marcata da pandemie e da guerre che hanno selezionato il nostro mondo, l'hanno selezionato anche nello sviluppo. Ogni volta che c'era o una guerra o una pandemia, c'era alla fine della guerra, della pandemia, un picco di tutti quelli che erano i parametri, anche allora nel Medioevo. C'è una bellissima lezione di Barbero che vi raccomando di andare a sentire su internet, anche se non condivido le sue idee sui vaccini, ma una bellissima lezione sulle pandemie del Medioevo, cioè sulle pesti nel Medioevo, e come alla fine delle pesti ci fosse sempre una grande ripresa economica, un boom economico, ovviamente tutto contestualizzato da quei tempi, e così dopo le guerre. L'abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, il boom economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo riscoperto una fragilità, che è la fragilità dell'essere umano, che deve e convive con le malattie infettive, mentre eravamo convinti fino al gennaio del 2020 che fosse un problema del terzo mondo. Non c'erano più neanche finanziamenti competitivi sulle malattie infettive. Cioè, si parlava di tubercolosi, malaria, di queste... Tu hai detto una frase, hai detto una pandemia in attesa. Voglio correggerti, una pandemia ci ha trovato impreparati, non in attesa, perché andate a rivedere tutti i report dei convegni di malattie infettive degli ultimi 20 anni e finivano tutti con una frase che fa rabbrividire. Quando si parlava di rischi pandemici, il problema non è if, but when. Cioè il problema non era se arriverà, cioè ma quando. Il problema è stato che siamo stati viziati da 3 possibili pandemie, che sono stati uno nel 2002, cioè la SARS-1, che si è spenta da sola perché è un virus abbastanza stupido, che tu eri infettivo solo quando eri sintomatico. Quindi quando abbiamo scoperto questo, bastava, quando uno aveva febbre e tosse, metterlo in quarantena e finiva la pandemia, infatti si è spenta con poche migliaia di morti. Poi c'è stata, non so se vi ricordate, un allarme per l'influenza suina o messicana, perché in effetti noi ci aspettavamo più una pandemia influenzale, tipo spagnola, più che una pandemia da coronavirus che ancora non conoscevamo, anche se ora sappiamo che questo è il secolo dei coronavirus. E quello che è successo è che la pandemia messicana si basava su un virus che è saltato male, e quando dico saltato ha fatto lo spillover, il salto di specie, è passato dal suino all'uomo male, non si è adattato bene, quindi non era altamente infettivo, era letale, ha fatto qualche centinaio di morti in Messico e qualche centinaio di morti nel resto del mondo occidentale, però un virus abbastanza stupido. E vi ricordo una cosa che mi ha colpito: allora c'era appena iniziò la pandemia influenzale, oppure quando iniziò la paura della pandemia influenzale, perché non arrivò a essere una pandemia, i paesi si dotarono di tante dosi di vaccino contro la messicana, la suina, e di tante dosi di farmaci anti-influenzali, perché esisteva un farmaco antivirale per l'influenza. Ecco, ciò che è successo è che finita l'emergenza, quando non ci fu, in Italia non arrivò di fatto la suina, il Ministero della Salute fu ci fu un'accusa e ci fu anche un'investigazione giuridica, ora non so quale sia il termine esatto, un'indagine, perché ci furono delle accuse che il Ministero aveva accumulato farmaci e vaccini spendendo soldi pubblici in modo inappropriato. Questo vi dico nel 2009-2010, quindi non parlo di un secolo fa. E per fortuna che allora lo fecero. Quindi abbiamo scoperto la nostra fragilità, abbiamo capito che l'uomo vive con le malattie infettive. Le malattie infettive cioè ridisegnano la storia dell'uomo, l'hanno sempre fatto, e questa pandemia sta ridisegnando, ovviamente la dico, la storia dell'uomo, insomma la storia del nostro mondo come lo conoscevamo la sta ridisegnando. Ma non è nulla di nuovo, perché anche, pensate, vi cito soltanto questo,
come la peste del 300, quella del Boccaccio, giusto per intenderci, del Decamerone, ha cambiato la storia di due città. Siena, che prima della peste era una città, era una città ricchissima, stava costruendo il Duomo più grande di tutta la città occidentale, e Firenze era una città che competeva con Siena, ma ancora non era a livello di Siena neanche come numero di abitanti, perché Siena arrivava a 90.000 abitanti allora nel 1348. Arrivò la peste che falcidiò il 50% della popolazione a Siena e a Firenze allo stesso modo. Siena, subito dopo la peste, finì in mano al governo dei Nove, un pasticcio politico. Invece Firenze ebbe la visione illuminata della famiglia Medici. A Firenze iniziò il Rinascimento e Siena scomparve dal punto di vista artistico, architettonico, politico, e tutti nel 1348 erano uguali, anzi Siena era più forte. A dirvi cosa? Che la politica che segue una pandemia, quanto più è illuminato un politico che segue a una crisi pandemica, tanto meglio un paese uscirà da quella crisi e sarà vittorioso dal punto di vista di competizione sotto tutti i punti di vista. E l'ultima cosa che volevo dirvi sulla capacità di ricondizionare, di ridisegnare la nostra produzione. Fino al gennaio 2020, ogni anno in tutto il mondo venivano prodotti e venduti 5 miliardi di dosi di vaccino contro tutte le 30 malattie infettive contro cui vacciniamo in tutto il mondo occidentale, il mondo in via di sviluppo, 5 miliardi di dosi di vaccino. Fra ottobre del 1920 e settembre del 2021, cioè scusate, del 2020 e settembre 2021, in tre aziende sono state prodotte, su licenza anche altre cose, 5 miliardi di dosi di vaccino. Quindi abbiamo raddoppiato in 10 mesi, soltanto contro la malattia, la produzione di vaccini, dimostrando una capacità chiamata resilienza, don't crack under pressure, capacità di tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà. Siamo riusciti a ridisegnare un mondo produttivo. Ci sono dei problemi ancora, e li supereremo, di distribuzione nel mondo in via di sviluppo, ma anche questo verrà superato. Questo per dirvi di come ho cercato di dirvi per lo più i punti positivi che ci ha lasciato questa pandemia, perché anche lo scoprire le nostre debolezze verso una malattia infettiva e l'essere ridisegnati, ma consapevoli che se uno ha la coscienza che con la buona politica si può, e Siena e Firenze sono un ottimo esempio di 800 anni fa, di 700 anni fa, quindi le tre cose che volevo lasciarvi erano appunto la sensazione e la cognizione che siamo fragili, ma che la fragilità può essere una forza e bisogna uscirne con la buona politica. E questo la storia ce l'ha dimostrato e dobbiamo farlo e lo faremo. Una capacità di ridisegnare il nostro sistema produttivo e raddoppiare in 10 mesi la produzione di vaccini da 5 a 10 miliardi è stata una cosa, vi assicuro, dal punto di vista produttivo, incredibile. Io ho lavorato 20 anni nel mondo dei vaccini, anche in aziende producevamo vaccini, ed è una cosa che epocale, cioè verrà citata nei libri di produzione di farmaci biologici. E la terza, attimo di vanità e di tutti noi, la supremazia dell'Occidente, che col suo sistema della ricerca di base alla produzione, con in mezzo la filantropia, le start-up, le medie imprese e la capacità e la flessibilità di adattarsi agli eventi, ha vinto la corsa, e per fortuna che l'ha vinto, a fare i migliori vaccini. Io ti ringrazio. La flessibilità sembra la parola chiave per interpretare questi tre elementi che Sergio ci ha introdotto. Volevo collegare questo con, avendo recuperato spero Alberto Mantovani in linea, con la ricerca di base. Cioè, Alberto stava parlando dell'importanza della ricerca di base. Fondamentale è la ricerca di base proprio per poter avere una scienza e una tecnologia che fornisce quegli elementi di flessibilità che ci aiutano a uscire dalle crisi. Alberto? Mi sentite? Sì, ti sentiamo e ti vediamo, e vediamo anche le slide. Ok, ma io salterei le diapo perché okay, ormai allora siamo andati lunghi. Sono andati molto lunghi, andiamo a braccio. E poi Sergio ha detto molto bene, benissimo anzi, alcune delle cose. Ricerca, ripeto, sono pensieri cristallizzati nel contesto di S20, quindi ricerca fondamentale, non so se avete sentito come ho argomentato, mi ripeto e mi scusate se mi ripeto, non avremmo un vaccino contro Spike se non avessimo come comunità, non io personalmente,
definito la struttura di una proteina analoga di un virus che ci sta molto preoccupando in questo periodo, che è il virus respiratorio sinciziale. Sergio ha già detto, i vaccini come sono arrivati? 20 anni di ricerca, ripeto, ricerca nel caso di Christoph Huber, Ugo Sahin, Özlem Türeci, a cui sono vicino, a Mainz, BioNTech, ricerca che era finalizzata a inseguire il sogno di un vaccino terapeutico contro il cancro. E credo che tutti ci auguriamo, Sergio, io, tutti ci auguriamo che questa tecnologia ci consenta di non solo, speriamo, di dare un contributo alla cura del cancro, ma anche di dare un contributo a avere vaccini contro flagelli come malaria, tubercolosi, HIV. E questo è il 100° anniversario del vaccino che usiamo contro la tubercolosi, un vaccino assolutamente insufficiente, si chiama BCG e ha 100 anni e continuiamo a usare lo stesso vaccino. Vi dà un'idea della sfida. Quindi la ricerca che ha un impatto trasversale, nasce inseguendo un sogno, terapia del cancro, finisce a darci i vaccini che usiamo contro Covid-19. La seconda riflessione che emerge da questo e che è sottolineata in questi documenti, la seconda riflessione è l'importanza della collaborazione pubblico-privato. I vaccini nascono, questi vaccini, ma i farmaci che usiamo nascono in un ambiente, i farmaci biologici nascono di regola in un ambiente accademico, piccole compagnie, e grandi compagnie. Ancora l'importanza del Servizio Sanitario Nazionale o dell'equivalente di un Servizio Sanitario Nazionale. Mi piace sottolineare, diciamo così, un messaggio che viene dall'esperienza della pandemia. Noi abbiamo migliorato il modo in cui trattiamo i pazienti. Stiamo inseguendo il sogno di dare al paziente giusto e al tempo giusto il farmaco e l'approccio terapeutico giusto. Abbiamo cominciato con i cortisonici che solo sedati, ripeto tre volte perché purtroppo non succede così, solo sedati nella finestra giusta riducono la mortalità da Covid-19. E così via. Abbiamo cominciato a usare anticorpi monoclonali, alcuni sono o frutto di ricerca fatta nel nostro paese o frutto di ricerca di italiani, è la notizia di oggi, su un lavoro su New England, di italiani che lavorano in questo caso è Davide Corti in Svizzera. Ancora abbiamo sviluppato degli inibitori della violette tempesta delle citochine e di nuovo dati nel tempo giusto hanno migliorato la terapia. Ecco, molti di queste evidenze vengono da una piattaforma, è la piattaforma Recovery nel Regno Unito, in cui il leader Orbi che ha guidato la piattaforma Recovery ha utilizzato il Servizio Sanitario Nazionale come un grande, se mi permettete, laboratorio di ricerca per porsi domande al servizio della salute e della salute di tutti. Quindi questo è un altro grande messaggio che ci viene dall'esperienza di questi mesi. Ancora l'importanza della tecnologia, ed è stato sottolineato. Faccio un paio di esempi di casa nostra, che forse avevo cominciato ad accennare, ma immagino non siano stati sentiti. È stato fondamentale ed è fondamentale fare la genetica, inseguire le varianti genetiche, e per tutta una fase è stata il grosso delle sequenze è stato contribuito dal Regno Unito, perché c'era un'iniziativa che si chiamava COG-UK, che per tempo, cioè dobbiamo rispondere per tempo. Di nuovo Sergio ha già detto molto molto bene che non c'erano dubbi che avremmo avuto una pandemia.
Forse non ce l'aspettavamo di queste dimensioni, forse non ce l'aspettavamo da questa famiglia di virus. Quindi lì l'importanza della tecnologia sul lato del virus, ma altrettanto importante è la genetica dell'ospite. Abbiamo cominciato, Stefano Duga, che abbiamo perso qualche giorno fa, ha lavorato e ha cominciato, credo abbia fatto il primo lavoro di genetica in relazione a Covid-19. Recentemente, un paio di mesi fa, è uscito un lavoro su Nature in cui è stata disegnata, o diciamo ridisegnata, disegnata meglio, l'architettura genetica della suscettibilità alla malattia grave. Beh, quello è il risultato di uno sforzo collettivo. Quel lavoro ha 3.500 autori, quindi io dico che è più lungo l'elenco dei lavori e delle affiliazioni, io sono uno di quei 3.500, di quanto non sia il lavoro stesso. Allora, uno dei messaggi forti che viene dalla pandemia è l'importanza della collaborazione. Noi, per esempio, abbiamo nel nostro sforzo, abbiamo per esempio dati che, di un marcatore, abbiamo bisogno di marcatori, noi siamo alla caccia di marcatori di gravità. Beh, le analisi sui marcatori le abbiamo fatte nei nostri pazienti, nei pazienti di Humanitas, nei pazienti del Giovanni XXIII, adesso nei pazienti del San Gerardo, ma l'abbiamo fatta anche nei pazienti in Israele, nei pazienti negli Stati Uniti. L'unione delle società immunologiche, si chiama IUIS, che io ho presieduto, adesso sono il past president, ha uno slogan ed è Immunology Without Borders, immunologia senza confini. Io credo che una delle lezioni per il futuro è che le pandemie per definizione non conoscono i confini. Infine, e così rimango nei miei tempi, anzi un po' meno di quanto mi ero prefissato, infine non possiamo vivere una pandemia con differenze così drammatiche all'interno dei nostri paesi e su scala globale. Non possiamo, Sergio lo ha accennato, in questo momento il nostro paese sta facendo bene dal punto di vista della copertura vaccinale, io penso che faremo ancora meglio, ma in Africa la copertura vaccinale media è inferiore al 5%, ci sono paesi che sono meno dell'1%. Io ho servito in un'iniziativa di salute globale che si chiama GAVI, l'Alleanza Globale per i Vaccini e le Immunizzazioni, che è al centro di una iniziativa di salute globale che si chiama COVAX, che ha degli obiettivi direi piuttosto modesti, ma siamo lontani dall'averlo raggiunto. Direi 10 giorni fa ho fatto parte a una conferenza in cui c'era una persona dell'Unione Europea che ha corretto, io avevo detto che c'erano state promesse 940 o 950 milioni di dosi di vaccino, mi ha detto che sono state promesse 2 miliardi e mezzo ai paesi a basso reddito e a medio reddito. Beh, questo bisogna passare dalle promesse ai fatti. Ma fare arrivare le dosi di vaccino non basta. Bisogna poi correre l'ultimo miglio. E correre l'ultimo miglio, avrei avuto delle immagini che forse riesce a mandare le mie diapositive, che andiamo alle immagini finali, perché vorrei darvi un'idea di cosa vuol dire correre l'ultimo miglio con delle immagini vere, se ce la fa a metterle. Sono immagini, se va avanti molto rapidamente, a un certo punto vede qualcuno con dei vaccini sul motorino. La prossima. Ecco, Gavi non è... Ecco qua. Questi sono vaccini che arrivano in un paese africano. La prossima. Ce la manda... Ecco. Questo non è fantasia, questo è Sud Sudan. Sono vaccini... La prossima. Sono vaccini che percorrono l'ultimo miglio.
Quindi non basta, bisogna trasformare un vaccino in una vaccinazione. Sabato scorso ero in Veneto, a Padova, dove c'è un'organizzazione che è il QAM, Medici con l'Africa, mi piace, eccolo qua, mi piace dire che ha mandato un indirizzo di saluto Tony Fauci, e Tony Fauci di nuovo ha espresso la sua preoccupazione, direi la sua sdegno, per la situazione che c'è a livello di condivisione dei vaccini, e ha toccato il tema delle disuguaglianze. Noi abbiamo lavorato sulla genetica come determinante di gravità, la genetica dell'ospite, ma i dati dicono che la disuguaglianza è un motivo di gravità di malattia molto più importante della genetica. Quindi, se pensiamo alle pandemie del futuro, non dobbiamo dimenticarci che una delle sfide che abbiamo davanti è quella della condivisione. Mi fermerei qua. Grazie Alberto. Quindi alla flessibilità introdotta da Sergio, abbiamo con Alberto introdotto anche il concetto di pubblico-privato, condivisione, collaborazione. 3.500 autori su un paper sono tanti, significa che ci sono tante discipline che concorrono al risultato, e questo è straordinario. E ovviamente condivisione vuol dire anche arrivare giusto all'ultimo miglio, quindi una supply chain che sia adeguata a risolvere un problema che ci colpisce tutti. Siamo su una medesima astronave e non possiamo pensare che in una stanza tutti stiano bene quando circola l'aria su tutta l'astronave, e nelle altre stanze invece non si può star bene. Questo è impensabile, quindi significa riconsiderare, ridisegnare lo stesso sistema organizzativo. E introdurrei quindi Mario Nava, che è economista e che proprio sul concetto di resilienza ci parla nell'ottica di come gestire le crisi presenti e future. Grazie mille per l'invito, che seguito a quello dell'anno scorso, dove appunto allora eravamo con Enrico Giovannini, non ancora ministro, abbiamo parlato di resilienza. Oggi, continuando su quello, volevo parlarvi di tre cose, da un punto di vista economico, ma che credo riprenderanno molte delle cose che sono state dette da Sergio Brignani e da Alberto Mantovani. Volevo parlarvi, uno, delle anticipazioni, dell'importanza di anticipare, di capire le cose prima. Due, volevo parlarvi di quello che noi qui a Bruxelles chiamiamo integrazione, che voi avete chiamato cooperazione, collaborazione, più o meno la stessa cosa. E tre, dell'impatto. Quindi questi sono i tre temi: anticipazione, integrazione e impatto. Anticipazione, direi che non potrei essere più d'accordo con quello che hanno detto assolutamente Sergio e Alberto sul fatto che questa pandemia era prevista. Siamo stati noi che siamo stati impreparati, perché non volevamo sentirlo, ma ci sono tantissimi papers, documenti, cose che semplicemente lo dicevano, che prima o poi una roba del genere sarebbe arrivata, come diceva giustamente Sergio, di question is not if, is when. E credo che l'importanza dell'anticipazione, probabilmente questa pandemia ce l'ha fatto capire molto di più. Prima non lo capivamo, anzi, come sapete, noi economisti siamo presi in giro, perché siamo quelli che sappiamo domani, perché quello che abbiamo previsto ieri non è successo oggi. Il fatto è che ieri abbiamo previsto una serie di cose, in genere ci ascoltano sulle più belle, non sulle meno belle, eccetera. Però credo che primo risultato positivo della pandemia è proprio questo, che probabilmente i policy makers in generale staranno più attenti alle crisi che vengono anticipate. Se pensiamo, non mi permetto di entrare nel tema medico, sono due esperti forti, però per esempio un tema che io leggo in tutti i rapporti è quello della fine prossima dello spettro antibiotico, quindi quello è uno dei temi su cui credo valga la pena lavorare. Nella mia area di competenza, un tema ovvio è quello della migrazione, vediamo in questi giorni alcuni casi assolutamente drammatici con numeri bassi, basta guardare un attimo i numeri, da qui al 2040 ci saranno circa 2 miliardi in più di persone, uno di questi 2 miliardi sarà in Africa, non è molto difficile capire cosa può succedere, insomma, quindi il tema delle migrazioni è un tema che vediamo venire,
e dove appunto forse vale la pena, quando poi passo alla seconda parte, la parte dell'integrazione, della cooperazione, di provare a cominciare a fare degli sforzi cooperativi. Il terzo tema è sicuramente quello del clima, no? Pensiamo all'accordo di Parigi, COP24, Parigi, grande entusiasmo, e poi subito dopo è successo quel che è successo, gli Stati Uniti si sono ritirati, c'è stata un'altra COP assolutamente a ribasso, Madrid, e poi adesso invece, dopo la pandemia, la COP ultima, che ovviamente pur con tutte le sue riduzioni, pur con alla fine l'ultimo colpo di mano sulla differenza tra phase out e phase down, ma insomma cose piccole rispetto al fatto che comunque abbiamo un accordo tra 190 paesi su phase down del coal e phase out dei fossil fuels. Quindi abbiamo, io questo lo ascrivo a un desiderio di anticipazione dei rischi che probabilmente la pandemia ci ha fatto capire meglio. Un punto fondamentale per l'anticipazione è quello che diceva Alberto benissimo, quello della ricerca fondamentale, cioè se vogliamo anticipare inevitabilmente bisogna fare ricerca fondamentale a largo spettro. A me piace sempre ricordare che BioNTech prese un piccolo finanziamento europeo nel 2016-2017 quando nessuno sapeva chi era BioNTech, con tutto il rispetto ovviamente, e probabilmente qualcuno aveva anche dubitato del perché avessimo dato un piccolo finanziamento ad un'azienda così. Perché? Perché questa è la ricerca. Noi economisti lo chiamiamo di value of failure, cioè quando uno fa ricerca fondamentale mica la azzecca sempre. È chiaro che qualcosa si sbaglia e sbagliandola, vabbè, pazienza, però l'importante è aver capito dove si sbaglia, e quello è di value of failure, e questo mi sembra un punto centrale. Secondo punto che mi sta molto a cuore, veramente Alberto e Sergio l'hanno detto benissimo dal loro punto di vista, che è quello scientifico della scienza vera, fatemelo dire dal mio, che è quello della scienza sociale, quello dell'integrazione. Noi nella risposta a questa crisi, una cosa che gli economisti dicevano sempre ben prima addirittura della crisi dell'euro del 2012, ma ancora prima della Great Financial Crisis del 2007, noi dicevamo sempre: la crisi è male, ma quello che può essere ancora peggio della crisi è la risposta alla crisi. Cioè c'è la crisi e poi c'è la risposta. Credo che per voi medici sia un po' come appunto una malattia e poi dargli la medicina sbagliata, insomma, che probabilmente aumenta il danno invece di diminuirlo. Ecco, quello che noi abbiamo imparato in questa crisi è che dovevamo fare due cose. Uno, una maggiore integrazione fra i paesi. Se pensate a come siamo usciti dalla crisi del 2006 e dalla crisi del 2013, bene, siamo usciti in maniera molto intergovernativa, chiedendo a ciascun paese di fare sforzi. In questa crisi non sarebbe stato possibile fare così. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo assieme le forze di tutti i paesi. Ci sono due risultati economici fondamentali, e immagino qualcuno di voi avrà visto le previsioni, stiamo parlando di Festival del Futuro, quindi le previsioni pubblicate dalla Commissione Economica e dalla Commissione Europea esattamente una settimana fa, le previsioni cosiddette, autumn forecast, le previsioni di autunno del 2021. Bene, noi sottolineiamo in quelle previsioni che in questa recessione, che c'è stata, è stata profonda, eccetera, adesso stiamo ritornando su, in questa recessione sono successe due cose che normalmente non succedevano. Uno, è aumentato il livello di risparmio privato. Due, l'investimento non è diminuito. Questo vuol dire cosa? Questo vuol dire che abbiamo costituito le basi, la famosa resilienza di cui abbiamo parlato l'anno scorso, abbiamo costituito le basi per riprenderci e per farci trovare preparati ad altri avvenimenti che potrebbero succedere. Questo, il fatto di aver difeso il risparmio privato e aver incentivato il settore pubblico-privato, prima si parlava della fondamentale integrazione tra il privato e il pubblico, aver incentivato il settore pubblico-privato a continuare a mantenere l'investimento, questo ovviamente si è potuto fare attraverso un meccanismo di utilizzo di o denaro pubblico o garanzie pubbliche. Ecco, questo è una cosa che non avremmo potuto fare paese per paese. Forse un paese o due al massimo avevano la credibilità di dare la garanzia.
ma tutta l'Europa congiunta ha avuto una credibilità di dare la garanzia che era al di là di quello che ciascun paese poteva fare e sicuramente superiore alla somma dei paesi. Quindi questo è il concetto di integrazione e coordinamento. Questa è integrazione e coordinamento tra paesi, quello che noi nel nostro brutto gergo brussellese chiamiamo orizzontale. C'è poi un'integrazione verticale che forse è ancora più interessante, che cosa abbiamo fatto una volta ottenuto questo, cioè una volta ottenuto l'appoggio dei paesi per questo, cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo fatto tre cose essenzialmente, non più solo una. Prima ne avremmo fatta una, che era una base regolamentare per cercare di cope con la pandemia. Qui ne abbiamo fatte tre. Uno, abbiamo messo a disposizione dei soldi, che ovviamente sono stati essenziali, non solo in area medica, ma anche e soprattutto in area economica. Ricordatevi, i primi bonds emessi furono fatti per garantire i sistemi di sicurezza sociale dei vari governi, il cosiddetto Sure Bond, che serviva a garantire la cassa integrazione guadagni e la sua sorella francese e la sua sorella tedesca e tutti gli altri. Quindi prima di tutto mettere a disposizione dei fondi, questo sicuramente. Secondo, mettere a disposizione dei regolamenti, cioè fare dei regolamenti che permettessero di arrivare abbastanza rapidamente all'obiettivo, che l'obiettivo appunto era quello di vaccinare. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto non solo le cose a cui eravamo abituati, cioè una direttiva, un regolamento eccetera eccetera, ma ci siamo spinti anche in aree dove non eravamo esattamente abituati, tipo fare un framework agreement per l'acquisto dei vaccini. Meno male che l'abbiamo fatto, perché non l'avessimo fatto, non ci fosse stato il framework agreement europeo per l'acquisto dei vaccini, poi distribuiti sulla base della sola popolazione, questo è una cosa che pochissimi dicono ma che è fondamentale, non c'è stata distribuzione sulla base di ricchezza, vicinanza al centro, qualunque cosa volete voi, nine, solo sulla base della popolazione, una testa, un vaccino, full stop, e una testa, un vaccino col quale abbiamo vaccinato in doppia dose l'Europa intera, poi arriverò sulla differenza tra vaccino e vaccinati, che ha perfettamente ragione Alberto, ma insomma abbiamo dato la possibilità di vaccinare l'Europa intera, il Giappone, il Canada, e siamo il by far and large il più grande esportatore al mondo di vaccini. Vi ricordo che non c'è nessuno spirito polemico, è solo un dato di fatto che fino a settembre di quest'anno il numero di vaccini esportato dagli Stati Uniti e dal Regno Unito è quel numero che i matematici sanno bene non si può dividere per niente, cioè lo zero, zero. Questo è il numero di vaccini che furono esportati, mentre noi bene o male abbiamo continuato a esportarne tanti quanti ne mandavamo in giro per l'Europa. Quindi il passaggio tra solo fare regolamentazione a sporcarsi le mani, concedetemi l'espressione un po' gergale, nell'andare a fare cose tipo un public procurement, un appalto pubblico per l'acquisto dei vaccini su scala europea, in modo da avere una capacità negoziale con le farma, è stato fondamentale. E poi l'ultimo punto è chiaramente quello del supporto agli Stati membri. Non abbiamo mai lasciato gli Stati membri soli in tutto questo, abbiamo continuamente offerto del supporto tecnico in aree differenti, non necessariamente in quella dei vaccini, ma in aree attinenti, tipo per esempio prima si parlava dell'importanza della digitalizzazione, in quello chiaramente è un'area dove stiamo facendo tantissimo supporto agli Stati membri, o per esempio nell'area della transizione verde, che è un'altra grande area di supporto. Il punto qual è? Il punto è che, come credo dicesse Sergio, la politica è quella cosa che aiuta o a enfatizzare o a ridurre l'impatto della pandemia. E in questo caso è stato verissimo, cioè attraverso una risposta rapida, prima di tutto, e immediata, siamo riusciti a fare, probabilmente a cambiare la faccia di come sarebbe oggi l'Europa. Immaginatevi come sarebbe oggi l'Europa se non ci fossero vaccini per tutti e se il risparmio privato fosse stato consumato, se non avessimo difeso l'investimento e l'occupazione, se non avessimo una vera prospettiva di resilienza e recovery, che come avete visto appunto dalle previsioni siamo adesso a livello economico più o meno dove eravamo
fine 2019 o ci arriveremo entro fine 2021, inizio 2022, ma la vera differenza è che adesso abbiamo grandi prospettive di ripresa perché abbiamo fatto delle scelte che i mercati, questi famosi mercati di cui però noi economisti ci dobbiamo occupare mattina, pomeriggio e sera, che i mercati hanno approvato, cioè quando noi siamo andati sui mercati a chiedere i soldi per il Next Generation EU, i mercati ce li hanno dati, in media ci hanno dato 11 volte i soldi che noi gli abbiamo chiesto, in media, alcune volte solo 8, altre volte 14, però questo dà la dimensione del fatto che il tipo di investimento e transizione che la Commissione Europea e i governi europei attraverso il Consiglio hanno messo assieme è un tipo di investimento in transizione che funziona. Ultimissimo punto prima di concludere è quello sull'impatto, vi dicevo, anticipazione, integrazione, cioè coordinamento e impatto. Beh, lì è stato fondamentale sull'impatto andare sia agli impatti di primo ordine che quelli di secondo ordine. Primo ordine il vaccino, avere i vaccini. Poi però c'è la questione appunto dal vaccino alla vaccinazione. Lì è una questione che è ancora eminentemente nazionale, perché diciamo il compito dell'Europa è stato quello di procurare vaccini per tutti, poi ciascun governo ha fatto i contratti per i propri vaccini, ora è ciascun governo che fa la politica di vaccinazione, che decide le priorità, eccetera, eccetera. Tanti governi, come avete visto, hanno scelto priorità diverse, con risultati diversi. Ecco, io credo che lì su questo, su quest'ultimo miglio, bisogna francamente molto, molto accelerare. E credo che quello che sta succedendo, per esempio, in Inghilterra con la terza dose di vaccino e il contestuale a due settimane più tardi riduzione della curva dei contagi ci dia delle ottime ispirazioni. Ma poi, e qui concludo, c'è non solo il primo ordine che è quello dei vaccini, ma poi il secondo ordine che è quello dell'impatto sull'economia. Ecco, una cosa che credo siamo riusciti a fare piuttosto bene questa volta è stata proprio quella di non far perdere la speranza, le aspettative razionali sull'economia. Le aspettative razionali sull'economia sono rimaste alte, dico bene razionali, ok? Quindi sono le aspettative degli investitori, sono rimaste alte, sono rimaste a livello che ci permette oggi di essere fiduciosi sul fatto che avremo la transizione verde e che avremo la transizione digitale, e ci hanno permesso di riemergere molto rapidamente. Quello che bisogna fare, ora che l'abbiamo fatto, è continuare a farlo, perché un'altra crisi è, non dico dietro l'angolo, ma è possibile, e come vi dicevo, basta leggere, ce ne sono svariate che sono facilmente anticipabili, quindi bisogna fare tesoro di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e continuare a farlo nel futuro, perché ci potrà aiutare. Grazie mille. Grazie Mario. Abbiamo ancora un po' di minuti, quindi volevo su questi temi, visto che anticipare significa fare ricerca e soprattutto ricerca di base, chiedere ad Alberto, Sergio e poi a Mario anche qual è lo stato della ricerca di base italiana nelle biotecnologie mediche, e in particolare poi a Sergio su quello che riguarda le tecnologie RNA. E come noi da questa esperienza di questa pandemia ne usciamo e siamo stati in grado rapidamente di adattarci a queste nuove tecnologie. Inizierei con Alberto. Partiamo come sempre dai dati, e i dati europei sono sempre molto interessanti. Chi vince? European Research Council. Se noi guardiamo i giovani italiani, in un paese che spende poco in formazione, superiore, i giovani italiani vincono i primi livelli e se la battono alla pari con per esempio i giovani tedeschi. Quindi il paese continua a produrre giovani e con intelligenza e passione, che sono le due cose assolutamente necessarie per fare ricerca. Poi però il paese ha dei problemi di investimento. Noi c'è un documento che ci sono proposte che sono state fatte da un gruppo di noi, Amaldi, Giorgio, che poi ha preso il premio Nobel, e abbiamo fatto delle proposte, cioè un investimento programmato dei denari investiti in ricerca. È bene ricordare, Amaldi, che è un fisico, ha fatto due conti e stima che
Nava magari mi corregge se non sono preciso, ma che un contribuente italiano paga in tasse per la ricerca la metà di un contribuente francese, circa un terzo di un contribuente tedesco. Quindi un aumento programmato di investimenti in ricerca, misure per l'attrattività, per esempio l'attrattività dei vincitori IRC, italiani e no. Fondazione Carico in Lombardia ha una misura di sostegno da questo punto di vista. Poi abbiamo bisogno di infrastrutture, non c'è il minimo dubbio. Poi abbiamo bisogno di meccanismi di valutazione che siano trasparenti e meritocratici, e le charities lo fanno, non tutti i sistemi di valutazione ad altri livelli hanno le stesse caratteristiche. Direi che però se noi poi guardiamo, io sono colpito dal fatto che questo paese riesce a fare miracoli. Cito un miracolo che conosco abbastanza bene, che è legato, prima ho menzionato il cancro. Beh, questo paese è stato valutato da una commissione negli Stati Uniti prima della pandemia, che doveva valutare il futuro, quindi in linea. Però prima ha detto vediamo il passato. Beh, la ricerca di questo paese normalizzata, la commissione era guidata da Elizabeth Jaffe ed è stata pubblicata, se non ricordo male, su Lancet Oncology. Ecco, la ricerca oncologica di questo paese era classificata al secondo posto al mondo, normalizzando ovviamente. I pazienti di questo paese, io penso anche per quello, perché dove si fa ricerca si cura meglio, hanno una sopravvivenza dopo la diagnosi di cancro che è più alta della media europea e confrontabile a quella o addirittura superiore a quella dei paesi che investono molto di più del nord Europa. Ecco, allora abbiamo, io penso che ho citato i diagnostici, ho citato gli anticorpi monoclonali e potrei continuare. Quindi io penso che abbiamo cuore e cervello, il sistema va finanziato in un modo programmato e riformato in modo molto drastico. Grazie Alberto. E Sergio, sulle tecnologie RNA, so che tra i centri nazionali del PNRR sarà finanziato uno specifico sulle tecnologie RNA, è una piattaforma tecnologica che la maggioranza delle persone hanno imparato a conoscere da poco, giusto dalla pandemia, ma in realtà esiste da tempo. Come si posiziona il sistema paese? Si posiziona che in Italia di fatto, a parte cose marginali, non esistevano progetti di ricerca sull'RNA come vaccino o come farmaco, se non studi marginali, diciamo, rispetto a... Devo dire che anche nel resto del mondo c'era molto poco. Molto di nicchia. Sì, era una cosa di nicchia. Ora, prendendo spunto il PNRR, ci sarà un centro nazionale che farà capo a un hub che sarà identificato dal MIUR, che è tutta una serie di spokes che avranno il compito di sviluppare questa tecnologia in Italia, e questo del MIUR. Il Ministero della Salute svilupperà invece nel contesto di hub antipandemici un programma in cui lo sviluppo di farmaci e vaccini RNA sarà centrale a questo programma. Quindi un'opportunità che ci sta dando la pandemia, per tornare alle cose buone che ci ha portato, è che avremo importanti investimenti sia per quanto riguarda la ricerca di base che la ricerca più traslazionale finanziata dal Ministero della Salute. Ma una cosa che volevo dire, scusami se mi intrudo, se mi intrometto, concordo con Alberto che se guardiamo, perché la ricerca ha senso se crea valore, e il valore alla fine deve essere, tutti parliamo di translational research, ricerca traslazionale, e ci abbiamo a un punto estremo abbiamo la ricerca di base e all'altro estremo la produzione di farmaci innovativi, diagnostici innovativi, terapie di precisione. Ecco, quello che in Italia manca è la cinghia trasmissione fra una ricerca di base, come ha detto Alberto, è dignitosissima, di alta qualità. È inutile dire che sia di altissima qualità, però alta. Diciamo che con i numeri e con i dati in campo oncologico, in campo immunologico, immunoterapia, anticorpi monoclonali, ora abbiamo degli esempi ottimi in Italia, va tutto molto bene, mancano i due pilastri fondamentali che stanno in mezzo
a questa catena di creazione del valore, che importanti donazioni filantropiche e il venture capital, perché nel mondo occidentale, dove tutto questo funziona a catena di valore, abbiamo visto che se fra la ricerca di base e la produzione ce non hai, chi si assume il rischio? Perché le aziende non possono assumersi il rischio di cose ad altissimo rischio, e la ricerca di base non sa fare la produzione. Occorre con la filantropia e col venture capital avere la possibilità di riempire questa catena del valore. Quindi speriamo che questa pandemia, e ci stiamo lavorando per sensibilizzare chi queste cose deve farle, aiutare a avere più donazioni filantropiche e più investimenti venture capital nel biotech. Quindi direi proprio che Mario potresti concludere parlando di che politiche si possono immaginare anche a livello europeo, perché questo va oltre lo spazio di una singola nazione, per far sì che questa cinghia di trasmissione, che in alcuni paesi è più sviluppata, in altri, come forse il nostro, lo è meno, diventi poi qualcosa che mette a valore la ricerca di base. Allora direi intanto un'osservazione su quello che diceva Alberto, che era giustissimo. Le nostre country specific recommendations spesso mettono in relazione le spese per i giovani, quindi istruzione, ricerca, eccetera, con quelle per i vecchi, sia detto con affetto, mi ci metto anch'io e tutti noi in questo panel, insomma, no? Cioè quando un paese spende in pensioni molto, ma molto di più che in ricerca, perché quello che Alberto diceva, gli italiani pagano poco la ricerca, certo, perché pagano tanto altre cose, quindi sostanzialmente quello è una questione proprio di quale peso e valore si dà al futuro. Il problema è che, come sappiamo, mentre le spese per i vecchi, tra virgolette, sono allocate, perché sappiamo chi sono i vecchi, per i giovani sono meno allocate, quindi meno difendibili, perché non si sa esattamente chi studierà e chi andrà. Però questo, secondo me, è un punto su quale vale davvero la pena di continuare a riflettere. Gli Stati membri hanno molti esempi fra di loro, che noi mettiamo spesso in evidenza in quella procedura che si chiama semestre europeo. Sul secondo punto, il secondo punto è un punto che c'è chiarissimo: l'Europa è molto brava appunto a produrre bravi giovani in medicina, ma anche in economia. È quasi impensabile trovare un centro di ricerca economico serio che non abbia 2 o 3 o 4 o 5 o 6 italiani, insomma questo è ormai evidente, un'organizzazione internazionale, una qualunque altra cosa. Quindi l'Europa è molto brava a fare questo. L'Europa è molto brava anche nelle start-up, abbiamo tantissime start-up. Dove soffriamo è nella scalabilità. E lì credo che Sergio abbia toccato i due punti fondamentali. I due elementi della scalabilità vengono dalla grande filantropia, che non è esattamente nella tradizione europea, nel senso che lo è, ma non sulla scala necessaria. E poi dal venture capital. Lì sul venture capital, come sapete, da anni, da almeno 4-5 anni, la Commissione ha lanciato quel programma che si chiama Capital Markets Union, che tende a cercare di far. Però è vero che quando noi vediamo che appunto abbiamo finanziato BioNTech nel 2016-2017, poi per la vera scalabilità BioNTech ha avuto bisogno di Pfizer e della Borsa di New York, lì chiaramente c'è una questione su cui interrogarsi. Grazie. Beh, direi che abbiamo completamente riempito lo spazio di questo incontro. Io ringrazierei Alberto, Sergio e Mario per i loro importanti contenuti. Spero che vi sia piaciuto e che ne usciate più ricchi da questo approfondimento, e vi lascio alle prossime sedute. Grazie. Ciao Alberto, ciao Mario. Grazie. Ciao Mario, Alberto, ciao Sergio. Ciao. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci. Bene.